nel primo segmento sia portato a termine con il risultato finale. Quindi speriamo che la gente vada a votare, perché questo è importante, che ci sia un'affluenza, che in qualche misura il cittadino si appassioni. Io capisco che la politica veramente ha sfiduciato tutti, però se vogliamo veramente cambiare, non si può continuare a votare quelli che hanno creato questo disastro. Senta, ma ha sentito Calenda? Ha avuto modo di sentirlo? No, non ho avuto modo di sentire Calenda. Candidato, siamo in diretta sulla 7, Tagadà. Un caffè con Virginia Raggi è possibile nei prossimi giorni? C'è stata questa telefonata molto serena nella giornata di ieri, Lei giusto? mi ha chiamato per farmi i complimenti per l'ottimo risultato raggiunto, non mi aveva trovato, l'ho richiamata e nella cordialità è chiaro che per me un caffè è importante per capire anche se ci sarà una, voglio dire, successione, capire lo stato dell'arte, no? Cioè capire i fascicoli importanti, le cose su cui stava lavorando e comunque massimo rispetto per chi ha amministrato Ammicca, e quindi ammicca. non, per carità, è un evento che comunque fa parte della ottima collaborazione che si deve avere tra istituzioni e tra persone che nel momento in cui venissero elette sono persone Ma il caffè è già che previsto, rientrano tra gli uomini di Giordano? Stato, le donne di C'è già Stato un e quindi orario, un al giorno, un centro c'è il luogo? benessere del cittadino e della collettività che si Ma c'è amministra. già una data di questo possibile caffè? No, 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 abbiamo detto così, lei mi ha fatto i complimenti per il risultato, ho detto allora mi fa piacere prendermi un caffè, come lo dico nei confronti di tutte le istituzioni, perché al centro ci deve essere la collaborazione, la pacificazione, la serenità, Quindi il caffè perché lo gli prende pure atti, con nel Calenda momento che in non l'ha cui si ancora scrivono chiamato? e l'animo è sereno, quegli atti respirano di quella serenità. Senta, ma al Calenda ha bar prima. tentato le sue condizioni, Gualtieri ha già risposto. Appoggio Calenda se non c'è nessuno dei Movimento 5 Stelle. E sul piatto che cosa può offrire? Ma noi saremo un'amministrazione del fare. Roma ha bisogno di essere ripulita. Roma ha bisogno, non ha più bisogno di Ma degrado. parliamo di Va strade bene, sicure, allora no? usciamo da Ma io le Michetti, strade che sicure tanto mi poi faccio la ritroveremo, perché pizza. oggi è in giro per Roma e Giordano lo racconterà, così come racconteremo Gualtieri. Loro sono tutti e due in campagna elettorale, però.